game. Darling, what's the coolest name? It's video game. Ci troviamo nel parco dove abbiamo fatto il raduno a Torino, che c'erano Malicious Cat, Anger on Jesus, IRMG, c'ero pure io, c'era pure MTV, c'era pure Jackie. Io stavo a casa a farmi le doppiette. Ecco. Imbecille, stavi dimenticando fra Yoshi. Ci sono io. No, comunque c'erano tante persone che salutiamo del raduno passato di Torino. C'era anche William Baylor, c'erano tanti altri, c'era Leme, che salutiamo anche Leme. E niente, salutiamo tutti e siamo qua al parco dove eravamo l'altra volta. Anche c'era anche Fiorellino che si era coricato in mezzo alla ghiaia, ricordiamocelo. Sì, avevo detto Anger and Jesus, i due tra i tanti. Sono Groot. Io sono Groot, ecco giusto, io sono Groot con Nina. È vero, vero, vero. Giusto, giusto, giusto. Ah, c'era anche quelli che siamo con G-Chaos? Sì, no, c'è anche un altro che è tuo amico tuo, aspetta. William Bailey, l'ho già detto. Sì, sì, sì. Ma che fine ha fatto? Dove sei, William? Torna sul tubo anche tu. Stai tornando a casa. Ciao. Un appello, un appello. Ma il advisor è schioppato, madonna. Sono arrivato da 3 ore a Torino e TripAdvisor mi ha aperto. TripAdvisor? C'è uno che ti avvisa se c'è della trippa? Praticamente un programma dove ti dice gli hotel, i ristoranti più buoni sono questi. Pubblicità. Però lei cosa dica? Notare che ha l'infradito. Raga, facci caudo. Fa caldo, ragazzi. Se non l'avete capito, se prima facevano 35 gradi e adesso... Sì, ma lui c'ha le scarpe da 10 euro. Io 1,50 euro, lui 3 euro. Queste me le ha date mia nonna, non so che cosa. Le ha date sua nonna, quindi siamo messi bene. Le scarpe di sua nonna. Subito. Allora, no, se no, volete... Non sono di mia nonna. Per i feticisti delle scarpe, io le Converse. Ecco. Musica. Invece costui, che si chiama Ma 97, no, in realtà facendo? Si chiama Mirko, Ngulo. Che ho scoperto, no, praticamente... Mirko Ngulo, cioè no, no, il cognome. Praticamente, io c'ho il nome inglese, no? C'è il nome inglese. Mirko, sì. No, però mio padre ha sbagliato a scrivere all'anagrafe, perché Mirko andrebbe con la K, invece mio padre l'ha messo con la C. Ogni tanto mi scambiano per Marco. Ok, abbiamo scoperto che Mirko è il nome inglese. Te c'è il nome inglese? Mirko no, Jacopo non è inglese. È francese. Aspetta che francese. Ci una... Jacopo. Oh, con i suoi occhiali stai facendo tipo una reception, perché si vede la telecamera. È vero, è vero. Come un drone può diventare utile come ventilatore. Occhio che ti il drone faccia. Ventilatore. Vai, posa. Lo metto così, vai. Proprio ventilatore. Cos'è? Occhio. Perché vai di qua e non di là? Cioè, pirla. Beh, insomma, un dronista come te. Un dronista di dromini e dronne. Dromini e dronne. Dromini e dronne. Che tempo siamo. Ce l'hai in mano, ragazzi. No, dai. Ora lo mostra a Lucio. È scarico. Tu meno male che era scarico. No, non lampeggia proprio. Guarda, se la pangeva. Pangeva? Ho capito, lampeggia. Ma
È un italiano suo. Sì. Italiano di Cichi. What a fucking program. Yeah. Impara Jackie dizionario. Imparare l'italiano con Jackie. Yeah. It's possible. Lampeggiare. 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 Vai a cagare. Siamo sempre dietro a mangiare. Ui. No, no, dopo anche te mangi. No, io bevo. Te bevi, bevo. No, mangia la lattina. Io after. Vabbè, mangio. After. Scusa, after. Perché faccio after? Ragazzi, noi vi stiamo insegnando a come dimagrire. Sì, sì, sì. Con stile. Ma sarà. Come prendere chili in pochi secondi. Te mangi le patatine, vero? Poi con l'estate è un toccasana. Sì, infatti, ci sta da Dio. Il drone, mangia anche il drone. Buono, il drone mangia. Trovarlo. Ma c'è la palestra. C'è la palestra. Lui pensa alla palestra dei Pokémon. Sì. Che elemento. Che elemento. Guarda là. Va. Questo qua è quello delle domande strane. No, sono quelle tattiche. Qui ci abbiamo Lucio. Coraggio, coraggio. Su, su, su. Non ce ne voglio di andare. Non ce ne voglio di andare via, lo so. Sto bene. Sono stato bene. Sei divertito? È stata una giornata fantastica, ragazzi. Bene, bene, bene. Una compagnia fantastica. Grazie, grazie. Non mi fa più domande, io piango adesso. No, non piangere. Perché è brutto. Devo andare via alle 5:30 e non ho tempo. Vorrei restare di più, sinceramente non. Ciao Lucio, grande! Ci si rivede. Ciao. Boh, sono partito. L'altro è già scappato. Jackie è già andato avanti. Devi guidare lui. E allora siete ritornati? No, non volete partire? No. Cioè io sì. Lucio no. No, io la prima volta ci sono stato bene e non voglio andare. Ma Jack è vicino a casa. Alla fine tu ci metti mezz'ora. Invece Lucio ce ne mette 4 ore? Giusto un paio di minuti. Aspetta, di differenza, ma giusto un paio. Giusto un paio di minuti di differenza. Purtroppo anche questo fa parte della vita. Sì. Sto mangiando le parole. Però si sta mangiando il treno. Dove andate? Ah giusto, un saluto a Checco. Ciao Checco, torna presto. Ciao. E il treno passa una volta sola. Ciao ragazzi. Così si conclude una domenica da droni. È stata una giornata fantastica, veramente divertente, ci siamo divertiti come dei matti. E poi le persone, vabbè, Jackie e Eren li conoscevo già molto bene, ma anche Lucio è una persona meravigliosa e anche Der97 YouTube è simpaticissimo, fortissimo, quindi ci siamo trovati benissimo insieme. Io capisco molto Lucio quando che si vede un po' anche nel finale che era, gli dispiaceva andarsene via, no? Perché poi queste giornate qua, specialmente per chi è distante, ritrovarsi tra amici così, a volte non è sempre semplice da organizzarsi con gli impegni che si hanno, e quindi lo capisco quando dice non voglio andare via, perché poi passi una giornata fantastica, ma bisogna vedere quando riuscirai a ritrovarti con gli altri. Quindi un conto è quelli che sono davvero più vicini tra di loro, ma quelli che ci sono diversi chilometri, diverse ore di treno eccetera, è più difficile, no? Comunque si cerca sempre di ritrovarsi, spero di ritrovarsi insieme quanto prima, perché è veramente da ripetere come cosa, perché di per sé
Allora, l'evento l'ha organizzato Jakey, ma i droni, diciamo che è più una scusa anche per ritrovarsi insieme, dai, una giornata per passare la giornata insieme. Alla fine, più che l'evento, era più un passeggiare, sparare cazzate insieme, così, dai, e divertirsi, insomma. E quindi è stata fenomenale e spero che vi abbiano intrattenuto anche a voi spettatori, diciamo, che avete visto questo video. Ringrazio ancora Jackie, Lucio, Eren e Der, e niente, ciao a tutti. Parco cane, ci sono diordini come dei pazzi, ciao.